Volantinaggio quest'oggi a Chieti in Corso Marrucino dell'Unione Sindacale di Base per parlare del salario minimo. Voi siete favorevoli, ma la maggioranza delle forze politiche del nostro paese sono contrarie. Perché sì al salario minimo? Oggi l'USB sta manifestando non solo a Chieti ma in tutta Italia in una mobilitazione generale per chiedere che la proposta di legge sul salario minimo a 9 euro lordi passi in Parlamento e diventi appunto legge. Noi siamo assolutamente favorevoli per un salario minimo, noi siamo dalla parte dei lavoratori, dalla parte di quei 5 milioni di lavoratori che in Italia lavorano al di sotto del salario minimo, in numerosi settori tra cui il commercio, la logistica, le cooperative sociali e sanitarie, passando anche dall'agricoltura, insomma tutti i settori strategici sui quali si regge il paese e sono retti appunto da tutti quei lavoratori che non ce la fanno più. Numerosi lavoratori sono stati costretti a richiedere anche il reddito di cittadinanza perché in Italia non si arriva più alla fine del mese. Quella sul salario minimo è una legge indispensabile, è un passaggio fondamentale per riformare una nuova concezione del lavoro in Italia che rimetta al centro la dignità dell'uomo, come dice l'articolo 36 della Costituzione italiana. L'unica forza politica favorevole a questo provvedimento è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha presentato la proposta di legge alla Camera, tutte le altre forze politiche sono contrarie. È sconcertante che anche i sindacati CGL e CISL e UIL nazionali siano contrari e che ormai parlino la stessa lingua di Confindustria. Sono tutti a favore del profitto, sono tutti a favore della competizione e nessuno prende la posizione dei lavoratori in Italia.